cioè di come il Signore si sia fatto conoscere. E noi abbiamo già iniziato dal periodo dell'Avvento, ma poi soprattutto a Natale, in particolare quando abbiamo celebrato l'annuncio che i pastori ricevono dall'angelo. E poi ancora abbiamo visto nel giorno dell'Epifania la stella che è andata e ha condotto i magi da Gesù. Abbiamo visto come il re Erode ha indagato ed è stato portato pure lui ad andare a conoscere Gesù, ma non ci è andato. E oggi vediamo ancora di più come Giovanni indica chi è Gesù. Giovanni dice chi è Gesù. Non lo chiama per nome. Non gli dice ciao Giovanni, o meglio, ciao Gesù. Quando lo vede arrivare verso di lui, dice a quelli che gli stanno accanto, questi è l'agnello di Dio, colui che toglie il peccato del mondo. Fa specie per noi che magari siamo abituati, cantiamo l'agnello di Dio, prima della messa anche il sacerdote dice queste stesse parole, ecco l'agnello di Dio, beati gli invitati alla cena dell'agnello. Forse siamo abituati a questa idea, ma Gesù viene chiamato agnello di Dio, viene così chiamato da Giovanni. Avrebbe potuto chiamarlo con un altro nome, con il nome di un altro animale. Giovanni abitava nel deserto, poteva usare uno degli animali dei quali lui stesso si cibava. Di che cosa mangiava Giovanni Battista nel deserto? Le cavallette. Poteva dire ecco la cavalletta di Dio. Perché non ha detto ecco il cagnolino di Dio? O il micino, come qualcuno è amante dei gatti? No, ecco l'agnello. Perché l'agnello? Perché nella tradizione ebraica, e lui Giovanni è un ebreo, e quelli che lui ha con sé sono i suoi discepoli che vengono dalla tradizione ebraica, quando uno sbagliava, peccava, peccare in ebraico significa sbagliare la mira, interessante, in ebraico per dire peccare si dice sbagliare la mira, cioè la mira è l'amore di Dio, e quando tu la sbagli vai fuori. Quando uno peccava non è che c'era la confessione al tempo di Gesù, come doveva fare per ricevere il perdono? C'era la possibilità che Dio desse il perdono al popolo ebreo? Certo, lo faceva attraverso l'agnello. Beh, voi ricorderete sicuramente l'espressione del capro espiatorio. Che cos'era il capro espiatorio? Io sbagliavo, poi mettevo le mani in testa al capro, il capro, e veniva lasciato libero nel deserto ad aver mazzate, perché nel deserto il capro moriva. Bella cosa, semplice. Ma gli stessi ebrei nel tempio dovevano svolgere un rito similare. Quando loro sbagliavano, peccavano, ecco perché adesso, non avendo più il tempio e lo vogliono ricostruire il tempio, questi non hanno accesso al perdono di Dio. Dio non può perdonarli in un altro modo, perché se un giorno gli ebrei ricostruiranno il Tempio, non pensate che il Tempio sarà un monumento, il Tempio sarà pieno di sangue, di agnelli. E perché quello che sbagliava metteva le sue mani in testa alla pecora, in questo caso l'agnello, cioè vedete gli animalisti che fine faranno in quel periodo, e poi soprattutto la cosa importante è che doveva essere un agnello non di 4 soldi, un agnello perfetto, veniva consegnato al sacerdote, il sacerdote lo sbagliava.
sgozzava e poi sull'altare lo bruciava. E attraverso, non è la carne arrostita, non vi vengo l'idea di mangiare adesso, è una cosa diversa, perché con il grasso eccetera eccetera la puzza era sana. E voi immaginate il tempo pieno di sta puzza, ecco perché poi c'era l'incenso che voleva anche un po' recuperare qualche cosa. E gli ebrei, attraverso l'agnello offerto, bruciato, ricevevano il perdono di Dio. Ora comprendiamo bene perché oggi abbiamo sentito che Giovanni Battista, al vedere Gesù, dice: ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. A chi lo dice Giovanni Battista queste cose? Nel Vangelo di Giovanni, non Battista, ma l'Evangelista, che è quello di oggi che abbiamo ascoltato, perché poi da domenica prossima inizieremo la lettura continua del Vangelo di Matteo. Oggi, seconda domenica del tempo ordinario, viene letto sempre il Vangelo di Giovanni. I Vangeli della manifestazione sono tutti al primo capitolo, più o meno. Giovanni ci dice che, non ci dice in questo momento chi sono questi che ascoltano Giovanni Battista dire ecco l'agnello di Dio, ma se leggiamo bene il testo scopriremo che Giovanni l'Evangelista dice che queste persone sono due suoi discepoli, che fanno parte, secondo gli altri evangelisti, di quella duplice coppia di fratelli che sono i primi quattro apostoli, i protochiamati, i primi, Pietro e Andrea, Giacomo e Giovanni. Questi discepoli di Giovanni diventeranno poi i discepoli di Gesù. E uno è Andrea, secondo l'evangelista Giovanni, è Andrea che va da Pietro e gli dice: abbiamo trovato il Messia. Secondo gli altri evangelisti, Gesù chiama questi apostoli mentre si trova sul lago di Tiberiade. E poi l'altro non lo nomina, lo chiama l'altro discepolo, cioè è proprio lui, Giovanni l'Evangelista, il fratello di San Giacomo, i figli di Zebedeo. Già Giovanni e Andrea sono quelli che ascoltano questa parola: ecco l'agnello di Dio. Se Giovanni Battista fosse non per professione Battista, ma fosse avesse una professione di oggi, secondo me sarebbe un vigile urbano, perché sa indicare la strada. Lo so che oggi molti, anche non è che tutti i vigili urbani conoscono le strade, oggi noi usiamo molto il TomTom, oppure Google Maps con il telefonino, ma Giovanni Battista è colui che sa puntare il dito e dire: ecco l'agnello di Dio. E chi è Giovanni Battista? Giovanni Battista è per questi discepoli ciò che è stato la stella per i magi, ciò che è stato l'angelo o gli angeli per i pastori, ciò che è stato l'arcangelo Gabriele per Maria, ciò che è stato la Bibbia per Erode, o meglio, gli scribi e i capi dei sacerdoti. Come vedete, il Signore si fa vedere, si fa conoscere, ed è Lui che vuole farsi conoscere da te, e trova tutti i mezzi perché tu lo possa conoscere. Ma Giovanni nel Vangelo di oggi ha detto due volte: io non lo conoscevo, però poi ha creduto a quello che Dio gli ha detto: quando vedrai la colomba scendere su quell'uomo, è lui che battezza il Spirito Santo, e io ho visto e ho dato testimonianza, credo. Penso che Giovanni Battista sia l'immagine di me prete, di voi genitori, papà e mamma, di voi nonni, di voi catechisti,
spesso ricordarci che il nostro compito non è quello di parlare delle cose che ha fatto Gesù, ma di anche di capire quello di far conoscere Cristo. Quando voi mi dite: «Dottore, ma come mai i miei figli non vengono più in chiesa, non frequentano?» Domandalo seriamente. Probabilmente tu non hai mai insegnato loro a trovare Cristo. Tu hai insegnato tante cose, hai fatto fare la prima comunione, il battesimo, la crescita, ma loro non hanno ancora incontrato Cristo. Perché chi incontra Cristo ha una passione pazza nel suo cuore, non riesce a starne fermo. Chi incontra Cristo non vede l'ora di farlo sapere agli altri. Chi incontra Cristo non è un talebano nel senso che impone le cose agli altri, ma è uno che ci crede. Ieri la Juve ha perso, niente, ma molti di quelli che sono diventati juventini, romanisti, interisti, milanisti, da chi hanno imparato a essere milanisti, interisti? Da chi gliela ha trasmesso questa passione? Chi gliela ha trasmesso questa passione? Non è il papà. E vedi che il papà ce l'ha la passione, in quello il figlio ce l'ha e se la porterà per sempre. Se tu, papà, mamma, non conosci la strada, ma che cosa devi insegnare ai tuoi figli? E non si insegna ora, perché molti di noi si sono riempiti la bocca della parola. Bisogna insegnarli con la vita, i fatti, quelli che contano, che Dio, Cristo, è l'essenziale. Ecco l'agnello di Dio. Avrebbe potuto dire Giovanni, ecco Gesù. Avrebbe potuto chiamarlo per un altro nome, no, ha detto: ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Non ha detto: ecco colui che vi fa i miracoli. Non ha detto: ecco colui che vi fa trovare il posto di lavoro. Domenica, mi puoi aiutare con il posto di lavoro? No, io ti posso dare solo Gesù. No, no, Gesù non è quello che ti fa stare bene. Non ti pretendere. Si è andato a nascondere
E Dio è uscito del giardino. Dove sei? Dove sei? Non come fa la mamma e il papà. Addossata, che quando ti trovo te li hai ammazzati. No! Dove sei? Dove sei? E l'uomo gli ha detto quello che dice a loro. Ho avuto paura e mi sono nascosta. Sì, capite quante foglie di fico che noi ci mettiamo per coprire le nostre vergogne? Non c'è bisogno, Dio ti conosce, questo affatto che ti devi coprire. Cosa devi coprire? Il tuo orgoglio. Tu sei l'unico a non credere che sei orgoglioso. Lui lo sa, per questo ti vuole bene, per questo ti perdona. Per questo ha sempre le braccia aperte. Egli è colui che toglie i peccati del mondo. Corri da lui, vai da lui. Se è l'unico che ti perdona, perché non vai da lui? Se tu non perdoni i tuoi fratelli e sorelle, ma lui ti perdona lo stesso, perché non corri da lui? Lui è misericordia. È questo che scandalizza l'idea di un Dio che comunque mi perdona sempre. No, dopo che io mi confesso da solo, io c'è bisogno di te. No, che bello. Tu stai nella Chiesa Cattolica e tu hai capito che Dio non fa niente da solo, ha sempre bisogno degli altri. La stessa comunione, mica te la fai fare da solo, te la dai. Ma Gesù, per nascere, ha avuto bisogno di Maria. E voi pensate che aveva, non ci poteva salvare senza la Madonna? Che non ci poteva salvare senza Giovanni Battista? Era proprio necessario Giovanni Battista? Dio poteva farlo pure a me. No, ci ha insegnato che tutto passa attraverso i tuoi fratelli, le tue sorelle. Non ti fai niente da te, non ti fai niente da te, tu non ti fai da solo. È Dio che attraverso i tuoi fratelli ti dona la salvezza. Coraggio voi, correte sempre dal Signore, non siate falsi nel dire che siamo peccatori, ma incapaci di andare a braccia aperte verso colui che ci aspetta per donarci il suo amore e la sua misericordia. Anche oggi diremo, ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Non vi distraete. Quando verrete a fare la comunione, se siete confessati, accoglietelo con gioia e dite: Signore, ti do tutte le mie schifezze, sono un disastro, con mia suocera così, al lavoro così, con mia moglie così, ti do tutto di me, io ti do la mia sporcizia, io ti do il mio cuore pieno di pietre. Tu dammi un cuore di carne, io ti do un cuore che non funziona bene, tu trapiantami il tuo cuore. Signore, perdonami perché non voglio più sbagliare.